Della sezione ABC, che adesso si alzano in piedi e vi salutano. Avremo il piacere di farvi ascoltare pochi brani, perché purtroppo non siamo riusciti a preparare molte cose. Hanno lavorato durante le ore curriculari, quindi non abbiamo potuto fare tantissimo, però diciamo che 7 brani siamo riusciti a prepararli. Sono 3 brani strumentali che voi tutti conoscete bene, perché li avete già sentiti 10.000 volte in casa, però sentirete l'effetto delle 3 classi insieme. Avremo qualche solista, poi man mano che ci sono i solisti li presentiamo. E, direi che possiamo partire. C'era Dimitri che ti voleva salutare. Ciao, buon Natale. Il concerto durerà circa una ventina, concerto per modo di dire, durerà una ventina di minuti, più che altro è un augurarvi buon Natale attraverso la musica, come è scritto nel volantino. Allora, la lettrice, la prima, buon ascolto. Buongiorno a tutti, siamo qui per scambiarci gli auguri di Natale attraverso la musica, attraverso il nuovo strumento che abbiamo cominciato a conoscere solo da qualche mese, il flauto dolce. Quello che suoneremo questa mattina lo avete già sentito e risentito da ognuno di noi, ma l'effetto del suono di oggi sarà, speriamo, una bella sorpresa. Il primo brano è il famoso Astro del Cielo, o meglio Stille Nacht, nato nei primi anni dell'Ottocento, scritto per la chitarra, in quanto pare che il Topolino avesse rosicchiato e messo fuori uso le canne d'organo di Ossi Oberdorf in Austria. L'autore mai e poi mai si sarebbe aspettato un successo così grande. Il suo nome era Franz Gruber. Buon ascolto, Astro del Cielo. Thank you.
grazie. Avete sentito la Gaia che ha fatto la storia? Si è sentito poco poco, però un pochino si è sentito, bravissimo. Secondo brano. Bravo, quasi. Testo e melodia di questo brano sono antichissimi e non hanno bisogno certo di presentazioni. Da sempre essi creano un'atmosfera di raccoglimento e serenità. Parlandoci del Natale, nella sua semplicità e nel suo mistero, anche noi come pastori veniamo esortati ad avvicinarci al miracolo del Dio fatto bambino.
sembra facile, però calcolate che è da settembre che praticamente stanno studiando questo strumento, quindi non è molto facile. Adesso invece facciamo la parte vocale, dove devono cantare, quindi il flauto lo potete appoggiare, e cominciamo con il primo dei quattro grandi vocali che facciamo. Che li presenta? Yeah.
Molto bravo, questo lì. Anche quest'anno c'è Natale, di Andrea Mingardi, scritta nell'anno 2000, è stata resa celebre dalla bellissima interpretazione del coro dello Zecchino d'Oro, il coro dell'Antoniana di Bologna. Qui abbiamo anche un piccolo passo di danza e quindi dopo ve le presentiamo.
grazie alla carta del professore che ci hanno regalato questo bel momento. Grazie. Presenti e auguri di buon Natale, speriamo un anno un po' migliore, un po' di fiducia.